Un saluto da Giacomo e Max. Oggi abbiamo il quarto tentativo di mondiale con l'Italia. Dopo i fallimenti finora ci proviamo. Purtroppo è un po' scomoda la questione del minutaggio, non c'è un intermedio, dobbiamo fare 10 minuti o 5, facciamo le 10, almeno più tempo, difficoltà normale. E mettiamo l'Italia nel girone H stavolta. Prendiamo le solite teste di serie, mettiamo un po' a casaccio dove capita. Qua la Germania non può mancare, Argentina sicuramente. In realtà quando battere nel girone H l'Italia deve fare lo stesso, uguale. E mettiamo il Brasile contro di noi, come avevo detto, vediamo poi cosa uscirà. Vabbè, comunque saranno interessantissime, interessantissime. C'è anche la Croazia, ma testa di serie la Croazia, vabbè. E ovviamente il Giappone così a casaccio, testa di serie, vabbè. Poi c'è le altre, facciamole casuali, forse è meglio, ho già capito che è meglio così. Andiamo contro di nuovo la Nigeria, la C. Allora, scusate, ne abbiamo contro il Portogallo e il Galles. Ma mi sto vedendo il girone H, sono fissato col girone H oggi, ma fa lo stesso, il girone G. E quindi interessanti come squadra. Benissimo, vediamo se affronteremo subito il Brasile, non lo so. Purtroppo non c'è un modo di fare la formazione prima, ma lo scopriremo poi più tardi. Tanto adesso vediamo contro chi andiamo. Sarà sicuramente una partita epica. Iniziamo a giocarci tutto qua. Chiunque sia la nostra avversaria. Ecco, affrontiamo subito il Brasile. Affrontiamo subito il Brasile, quindi metto la webcam al centro, così potete leggere i nomi e seguire anche durante la partita. È molto più comodo per voi, più comodo anche poi quando si rivede. Ok. Invito come sempre a lasciare un like al video per supportare il progetto, il canale e in generale il retro gaming che è sempre di moda. Allora, sempre di moda perché è sempre bello, peraltro. Di viaggio lo mettiamo poi su Albertini perché è difensivo. Totti, ho scoperto che la sua posizione ideale non sarebbe questa, ma sarebbe questa, praticamente di centrocampista offensivo. E in attacco non abbiamo un giocatore che sta benissimo, cioè nessuno è veramente in ottima forma, ma pensavate c'è Vincenzino Montella, voglio credere nel team Montella Inzaghi. E Totti e Fiore qua davanti. Dietro, scusatemi. Penso che vada bene. Non è un'Italia eccezionale. Affronteremo invece il Brasile di Dida, Aldair, Zago, Roberto Carlos, Cafu, Sampaio, Emerson, Rivaldo, Zé Roberto, Elber Amoroso. Un'ottima formazione, però senza il fenomeno Ronaldo. Good evening, football lovers. I'm Chris James. E credo fosse in Our game panchina. analyst today is Terry Butcher. Andiamo. Inizia il nostro mondiale, vediamo l'Italia come si comporterà. Here we go, it's kick-off time. The team attacking from the left to Cominciamo center bene. is Italy. And attacking from right to left is Brazil. Brasile. Guarda, guarda He l'onesta. takes it È on arrivato himself. Maldini, sistema lui la situazione. FPS stabili in alto sinistra, potete vedere come sta andando. E direi che è tutto stabile. Mi piace come idea. Se poi dovessero darvi fastidio li togliamo, ma tanto ci serve comunque quel pezzo di barra nera che tanto vale metterci qualcosa all'interno, no? Tanto vale. Famose bande PAL che riducevano l'altezza dello schermo. Era fastidioso soprattutto su Play 2, mi ricordo con Final Fantasy X, per queste barre nere sopra e sotto, erano veramente sgradevoli. Attenzione! Abbiamo rischiato, Elber tira, la grande reazione dell'Italia. Inzaghi, cosa vuole fare da qua? Vabbè, ci siamo procurati, credo quello sia Roberto Carlos, infatti, ammonito. Meno male che Inzaghi ha avuto una buona idea, non segneremo da qua, ma ci possiamo provare. Ma perché deve tirare a Fiore? Scusate, io non ho capito questa cosa di Fiore tiratore delle punizioni, onestamente. Fare tirare a Totti se non c'è Del Piero. Proviamo, tanto. Pensavo fosse più alta, invece va bene comunque così. Attenzione, contropiede del Brasile che si rende pericoloso. Ultimo uomo, Cannavaro, protegge la squadra, bravissimo. Conte, vediamola. Bella, proprio quello che non volevo fare è stato fatto, ma non era la mia idea, ovviamente. In 10 minuti c'è il tempo strategico per sistemare tutto. Tempo strategico, non ha senso sta frase comunque. Inzaghi, eccolo qua. Proprio lui, tira.
Quasi, quasi, vai. Montella. Ragazzi, primo tiro dell'Italia. Va bene così. Ce la stiamo facendo. Zagol. Dai, la partita Italia-Brasile è sempre un classico. Vedersela qua nel girone. Ancora più epico. Subito sappiamo che non può mancare questa partita. E ovviamente sarà tosta, ma almeno giochiamocela. Inzaghi. Quasi. Montella. Quanto Cafu. Stiamo facendo un buon lavoro, ma adesso bisogna iniziare a triangolare, come si è suggerito. E lo accetto. Perché possono uscire ottime occasioni. Giocatori completamente smarcati, se tutto va bene. Non è facile costruire, ma quando la costruisci, nasce un'occasione memorabile. Bella azione. Inzaghi. Ora lui. No, questa non è uscita bene. L'ha passata a chi voleva lui. E non a chi volevo io. Abbiamo fatto anche noi fallo, eh. Roberto Carlos, famoso per le sue punizioni. Guarda che potenza. Ed è il Brasile a recuperare la palla. 25 minuti ormai di partita. Aspettiamoci qualche gol sicuro. Dai, spero solo da parte dell'Italia, ma attenzione al Brasile. Emerson contro Totti. Nesta, tutto regolare, anche se era un ingresso molto al limite. Attenzione, ancora Brasile. Abbiamo rischiato. Buffon non l'avrebbe parata, probabilmente. Grande tiro di Amoroso. Ma spaziamola via, costruiamo un'azione. Abbiamo tempo, con 10 minuti di durata della partita, tutto il tempo che vogliamo. Montella. Niente, non è andata come volevo. L'Italia ci sta provando. Vediamo che la scorsa volta siamo usciti ai quarti di finale. Stiamo andando sempre più avanti di mondiale in mondiale. Speriamo che anche stavolta vada bene. Ovviamente rischiamo tutto la prima partita, ma è giusto così. Dobbiamo darci da fare col Brasile. Rivaldo contro Nesta. Pessotti. Fiore. Zaghi. Ho sbagliato, ho perso tutto tempo. Allora. Avrebbe dovuto darla filtrante, ma... Ah, che schifezza, attenzione. Montella la recupera, si salva. Cross? Niente. L'idea era il cross, ma... Conte, niente. Anche Conte non ce l'ha fatta recuperarlo. Un po' di pressione. Di Biagio contro Zero Roberto, ma vince Di Biagio. Bel cross. Filippo Inzaghi e Montella c'è, io la darei filtrante per Conte, ma brutto, brutto, brutto il filtrante, troppo veloce, è troppo lento Conte, una delle due, sembrava una buona occasione, anche poi avrebbe andato Conte a crossare, l'idea c'era, l'idea non era malaccio, per dire la verità. Buffon ci salva con la sua iniziativa, fatta da lui fra l'altro, non abbiamo deciso noi di mandarlo fuori. Portiere si prendono rischi, ma spesso ne vale la pena, proteggono la difesa. Aia, rischio. Oh, Cannavaro, dobbiamo costruire un'altra azione. Pessotto. E volevo passare a qualcun altro, ma no, no. Niente, va dove vogliono loro. Montella. Niente, giù. Grande tocco, abbiamo seminato il caos nella difesa del Brasile. È un'Italia che ha attaccato di più e che probabilmente merita di più di questo Brasile al momento, ma possiamo ritenerci soddisfatti, un pareggio che al momento va bene, 5 tiri noi, 4 tiri loro, i nostri erano più pericolosi secondo me, anche se loro hanno fatto un tiro bellissimo, quello di Amoroso che è andato fuori, abbiamo rischiato tantissimo, va bene, secondo tempo di questa partitona, sarà un altro bel mondiale anche questo. Più lungo dell'altro, visto la durata della partita. È giusto così. Volevamo più occasioni, più chance di segnare. Alla fine. Di Biagio, brutto intervento. Non mi piace per niente. Roberto Carlos. Traoré. Ok, ce la facciamo. Offside, sì, confermo, Rivaldo, Elbert, fuori gioco, ma si vedeva, è inutile vedere il replay.
al Buffon, la spazza via. Peccato per Di Biagio che la perde così. Qui farei intervenire un secondo difensore, altrimenti qua non ce la caviamo, eh no. Buco difensivo, errore gravissimo, e il Brasile segna, Elber. Deludente, non me l'aspettavo. Ma è stato un errore clamoroso, Buffon purtroppo ci ha provato, ma... E quindi Italia in svantaggio col Brasile, è un grande Brasile come sempre. Io non mi preoccupo troppo, come sempre. Non sono uno che si agita per un gol subito. Possiamo sempre far bene. E soprattutto servono 6 punti per passare. Vediamo di riuscirci. Comunque in ogni caso. Vediamo un po' come va la situazione. Se pareggiamo anche 5 punti potrebbero andare bene, eh. Dovrebbero sicuramente andare bene 5 punti. Montella, vai. Ok, sempre Di Biagio, bravissimo. È su tutte le palle, anche se intanto fa degli errori, ma c'è sempre. Maldini, Conte, Montella. Finalmente costruiamo l'azione come dico io, no? Ovviamente no, non ha funzionato nulla di quello che avevo pensato, ma peccato davvero. Bisognerà ricorrere poi a un cambio. Peccato per Del Piero che è leggermente fuori forma, ma si può mettere lo stesso, eventualmente se serve. Totti purtroppo marcato da Cafu e lo supera in velocità. E poi col Basile che perdiamo in velocità, e la velocità è fondamentale. Conte, ahia, gravissimo errore di Conte. Cafu contro Di Biagio. Cafu che fra l'altro si sta facendo delle corse incredibili. Amoroso. Ah, ci siamo con Cannavaro. Ancora no. Conte. Ma no, ma cos'è sto passaggio all'indietro? Perché vedete che alcune volte non hanno senso. Fiore. Totti. Conte, deve passarla a Montella. Ok, è funzionato il triangolare, ma brutto il passaggio che ha ricevuto. Vabbè, Buffon adesso veramente si piglia dei rischi estremi. Non aveva senso. Bello sto colpo di tacco. Tutti i colpi di tacco oggi, vabbè. Non so. Questo gioco escono anche bene. Abbiamo rischiato. È tempo di fare una sostituzione, sicuramente, se ce ne va fatta. Io direi. Mettiamoci del vecchio, proviamoci. A posto di Montella. E anche Inzaghi ci metterei Del Piero. Lo so che Del Piero non è in forma fisica perfetta, ma onestamente proviamoci. Magari Del Piero ci fa una magia delle sue. Poi per il resto non avrei veri cambi da fare. Potrei metterci magari Ferrara. Sempre fuori ruolo, ma va bene lo stesso. Chi è più stanco? Boh, sembrano tutti parificati però nell'affaticarsi. Che strano. Quindi è stata una partita molto stabile. Vai. Allora Inzaghi. Ma no, peccato, questa era una grande occasione. Grandissimo Inzaghi a smarcarsi, ma l'ha tirata malissimo. Vabbè, era tempo di fare dei cambi. Cambiamo l'attacco. Teniamo le stesse strategie, ma... Aldini super amoroso. Le difese per fortuna qua spesso vincono. E il gol che abbiamo subito era un gol strano, in effetti. Grande Del Vecchio, col triangolare, 1-2. Si è salvato. Totti. Stiamo macinando azioni. Attenzione a Elber contro Cannavaro. Grande pressione, è stato un intervento pulito. Io volevo crossare, ma non me l'aspettavo così debole. Ecco, questo volevo fare. Questo sì che è un buon tiro. Peccato. Possiamo ancora farcela pareggiare. Alla fine l'Italia merita questo pareggio. Lo merita come? E qua sarà dura. Aiaia. Gravissimo errore di Cannavaro.
Elber contro Buffon. E Buffon ce la fa, stavolta ce l'ha fatta. Ok, ripartiamo da qua. Inutile provare il contropiede lì. Meglio costruire una buona azione, secondo me. De Piero. Vai Alex. Ah, brutto intervento. Cattivissimo, parola. Veramente cattivo. Manca poco. Cannavaro, fiore. Del vecchio. Ce la stavamo facendo. Peccato davvero, ma tante volte l'ho pensato questo, di essere vicini a farcela. Il tempo ce l'abbiamo, per un'ultima azione disperata dell'Italia. E no, invece accetto questa sconfitta, è una sconfitta con onore. Bravo il Brasile, ma l'Italia ha tenuto bene. Peccato che purtroppo contano i risultati dei gol di Rivaldo al 52esimo su assist di Elber, o forse il contrario. Beh, comunque sia un vero dispiacere. Vediamo intanto il Portogallo batte il Galles, quindi praticamente secondo me un posto ce lo giochiamo col Portogallo, dovrò battere anche noi il Galles, giocarci col Portogallo, vabbè. Però mi accontento, vediamo gli altri risultati. Mi accontento di una sconfitta perché so che possiamo superare il turno. Jugoslavia e Perù vincono, Francia e Emirati Arabi perdono, Russia e Spagna vincono, Marocco e Corea perdono, Camerun e Inghilterra vincono, Uruguay e Australia perdono, Germania vince, Svizzera e Belgio pareggiano, Scozia perde. Argentina, qui tutto pari, Argentina, Arabia Saudita, Giamaica e Colombia. Abbiamo anche qua tutti pari, Croazia, Slovacchia, Ucraina, Sudafrica, il nostro l'abbiamo già visto, e qui abbiamo Austria e Nigeria che vincono, Giappone e Cina che perdono, dai, Giappone e Cina. Va bene, ci vediamo al prossimo e speriamo in bene, la prossima partita porti bene all'Italia. Ciao a tutti, ci vediamo alla seconda.